all'interno dei tradizionali festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata a Roccella Ionica, da 3 anni il Comitato Feste e l'amministrazione comunale hanno organizzato una settimana di riflessione culturale, coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private, ma anche le associazioni del territorio. Quest'anno la Settimana della Cultura si tiene dal 10 al 17 di settembre con diverse attività, tra cui convegni, presentazioni di libri e la mostra presentata ieri nel suggestivo Palazzo Bottari di Antonio Affidato. Sì, innanzitutto è un grandissimo piacere essere qui stasera a Palazzo Bottari, dove inaugurerò la mia mostra Rara Avis e dove ho l'onore di inaugurare quella che è anche la Settimana della Cultura di Roccella. Appunto non posso che non ringraziare quella che è l'amministrazione, tutti gli addetti ai lavori che con impegno e dedizione si sono impegnati nell'organizzare questa settimana ricca di contenuti. In particolar modo oggi presenteremo quella che è Rara Avis, appunto, una mostra incentrata su quelli che sono i personaggi, i miti della Magna Grecia, che è un tema molto discusso in quella che è la mia arte, in quella che è la mia ricerca artistica che porta avanti, non solo dal punto di vista appunto storico, ma anche da quello tecnico, poiché sono figlio di una disciplina che è quella orafa, porta avanti quella che è una tecnica legata sul connubio tra la scultura e l'orificeria. E appunto stasera vedremo come tramite queste tecniche e tramite questi personaggi ho un po' rappresentato quella che secondo la mia visione la storia, i personaggi, i miti tramite queste sculture. E ancora aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse, concerti e spettacoli e le varie manifestazioni della pietà popolare verso la festa della Madonna Addolorata del 17 di settembre. La Settimana della Cultura è un evento organizzato dall'amministrazione comunale unitamente alla parrocchia e al Comitato Festa Maria Addolorata e va a congiungere quelli che sono gli aspetti culturali, eventi culturali a un momento di festa e di tradizione. L'amministrazione comunale ha fortemente voluto questa Settimana della Cultura che si contraddistingue per essere una kermesse di eventi che spaziano dalle mostre a presentazioni di libri, a convegni, incontri, dibattiti e lo scopo chiaramente è quello di far sì che in un momento come questo, che è un momento di festa non soltanto per Rione Borgo ma per tutto il paese e per tutta la comunità, si possa coniugare la tradizione assieme a momenti di riflessione culturale, soprattutto in relazione al luogo dove ci troviamo, cioè il Borgo Carafa. Perché nella presentazione che è stata fatta poco fa il sindaco della Roccella spiegava appunto la nascita di questo borgo che trova le sue origini in epoca parecchio precedente, quindi direttamente dai principi Carafa. Sì, io aggiungo solo i ringraziamenti a chi ha organizzato tutte queste manifestazioni, all'assessore Bruno Falcone e al Comitato Feste che ha dato una mano fondamentale nell'organizzare questa settimana della cultura, e credo sia utile anche coniugare la cultura con la fede, anche perché insomma, la crescita culturale credo sia un elemento fondamentale per una fede più consapevole e più corrispondente ai canoni che gli sono oggettivamente dovuti.